altri. Quel blocco di Fotu, poi Cerella ribaltallato per il tiro preso e sbagliato da Bramos, rimbalzo catturato proprio da Baldasso che prova direttamente a spingere De Nicolao per Cerella che ha spazio dimenticato sul perimetro, prende la tripla ma la sbaglia, rimbalzo catturato da Baldasso che vuole provare a correre, prova a spingere in contropiede Baldasso. Sì, per la squadra di Piero Bucchi, come vedete anche dalla grafica, 40%, molto più precisa invece fin qui Venezia. Ora Day sbaglia il long two, Baldasso dall'altra parte scambia con Bin, dentro da Hunt, vuole giocare contro Fotu ma sbaglia completamente il tiro, rimbalzo in attacco di Baldasso che ributta fuori per Campogrande. Sesso del terzo quarto, Casarin dentro da Day, il suo classico tiro buttandosi indietro, lo sbaglia, rimbalzo di Baldasso, vediamo se riesce anche a far partire un'ultima preghiera, tocca il tabellone, un grande upset contro Brescia e quindi proverà tutto fino alla fine la squadra di Piero Bucchi. Qua stoppato Hunt da Widmar, comunque la palla rimane a Roma, non è stato riciclato chiaramente il cronometro dei 24. Prende il centro dell'area, scarico per Tonut che fa saltare l'avversario, tripla di Stefano Tonut sbagliata, si lotta a rimbalzo, ne esce vincitore Baldasso che poi prova anche ad aumentare i ritmi, arriva dall'alto. È un po' diminuita la precisione nel secondo tempo per la squadra di Piero Bucchi, mentre Cerella si appoggia al vetro ma sbaglia, Baldasso è già dall'altra parte,